Buonasera a tutti da Ischia. 31,5 miliardi di dollari, questo frutta la tratta di esseri umani. Più di 12 milioni di persone ne sono coinvolte, ne sono vittime, circa 2 milioni di bambini sono sfruttati, venduti, acquistati per motivi sessuali nel mondo. E tutti questi dati, che sono spaventosi, sono dati ampiamente sottostimati, perché è estremamente difficile avere dei dati completi e che possano descrivere completamente la realtà. Questi numeri ce li fornisce l'Organizzazione Internazionale per il Lavoro. Vediamo degli altri numeri che apparentemente non c'entrano niente. Almeno 80 giornalisti sono morti in meno di 10 anni, in meno degli ultimi 10 anni, in Messico. Decine sono stati gli attentati ai danni di giornalisti, migliaia sono state le minacce che hanno subito i giornalisti messicani ed anche, attentati e minacce, i loro familiari. Ora, a mettere insieme tutti questi dati, che apparentemente sono argomenti molto distanti, come punto di riferimento di queste due cose c'è l'ospite d'onore di questa sera, che è Lidia Cacho Ribeira, che è una giornalista messicana, premio Ischia per i diritti umani, che sarà con noi qui questa sera proprio per parlarci di questi dati e per raccontarci la sua esperienza. Insieme a noi ci sono anche del Corriere della Sera, Antonella Baccaro, e il direttore del Mattino, Alessandro Barbano. Innanzitutto è importante capire perché Lidia Cacho ha vinto il premio Ischia per i diritti umani e perché lei è diventata, tra quei pochi giornalisti, simbolo della lotta contro le mafie e della lotta contro ogni tipo di sfruttamento, in particolare lo sfruttamento delle donne e dei bambini. Direi che la cosa che possiamo fare prima di tutto è capire la storia di Lidia, e chiediamo a Lidia proprio di raccontarcela. È una giornalista, una reporter che si è occupata di moltissime cose nell'area di Cancun dove vive, e un giorno ha scelto di scrivere un libro, il suo terzo libro veramente, e questo libro in qualche modo le ha cambiato la vita. Che è successo, Lidia? Así es. Bueno, el libro es una investigación allora, bastante libro è veramente ampia, una ricerca molto ampia una rete su che, la rete politici, che imprenditori che si occupavano di pornografia infantile con più di 250 bambini e bambine. Io ho fatto una ricerca e ho pubblicato il libro con tutti i nomi, includendo come venivano portati dagli Stati Uniti, chi era vincolato e soprattutto il modo in cui si è mantenuta questa rete. E da quando ho scritto questo libro, uno di questi mafiosi mi ha chiesto di essere arrestata illegalmente, mi hanno portato e durante 20 ore sono stata torturata e sono stata portata in carcere, e durante un anno ho dovuto subire un processo per il quale poi ho vinto, e adesso alla fine, dopo 7 anni, il mafioso iniziale Sukar Kuri ha avuto 13 anni di prigione per pornografia infantile. Ecco, quello che tu chiami il mafioso in realtà è un uomo d'affari molto famoso, che aveva rapporti con le autorità locali, che era riconosciuto come un uomo d'affari e non certamente come un mafioso. Sì, bueno, por los periodistas sí sabíamos. Beh, diciamo che noi giornalisti sì sapevamo che era un imprenditore che aveva molti vincoli con i politici, aveva investito molti soldi nelle campagne politiche di diversi governatori e inoltre aveva anche delle fabbriche dove si produceva abbigliamento, dove aveva delle donne schiavizzate e aveva un piacere di avere sesso con bambini. Tu dici che tra i giornalisti si sapeva. Si sapeva anche che lui fosse pedofilo? Si sapeva tutto? Sì, tutti conoscevano qualche cosa, ma nessuno voleva scriverne, allora, perché era una persona molto potente. Tu hai scritto il libro, hai subito queste violenze da parte della polizia, sei stata salvata anche grazie al fatto che ormai ti conoscevano e quindi un gruppo di amici ha fatto pressioni affinché tu fossi liberata. Lui è stato condannato, ma la tua storia non finisce qui, la tua vita in qualche modo è cambiata dopo questo. C'è una rete di politici e imprenditori, si tratta di 26 persone e soltanto uno è in galera. Io porto ancora il mio caso verso la Corte Interamericana affinché tutti gli altri governatori e senatori vengano arrestati, questi che ancora sono sotto processo. E che tipo di risposte hai ottenuto dal sistema giudiziario messicano?
Gli indici di corruzione e impunità in Messico, come voi sapete, sono molto elevati e ciò che è successo è che il potere giudiziale si è venduto nella maggior parte ai politici e agli imprenditori, ma c'è sempre un buon giudice, un buon magistrato, un paio di buoni poliziotti con cui siamo riusciti a documentare. Inoltre io ho avuto molte evidenze in diversi posti, ho messo da parte queste cose in modo che in caso mi succedesse qualche cosa, c'è questa informazione della rete di internazionale di tratta di donne, bambine e bambini, che inoltre tutto si occupa di lavaggio di denaro da parte di imprenditori e uomini politici. Hai avuto nel tuo lavoro aiuto però da qualche poliziotto, organo inquirente, giudice, oppure hai fatto tutto da sola come giornalista? No, in realtà quello che io ho fatto è il lavoro di giornalismo profondo, molto lavoro di reportage. Ho intervistato molti bambini e bambine che erano sotto rischio perché volevano ucciderli e erano minacciati di morte, e ciò che ho fatto era trovare un poliziotto onesto grazie al quale siamo riusciti a documentare come si stavano lavorando con queste bambine e come sono state assassinata una bambina del Salvatore che era stata venduta a questo gruppo messicano. Allora, prima di coinvolgere gli altri ospiti che ti faranno sicuramente anche domande, spiegaci un attimo però che cosa in realtà hai scoperto. Abbiamo parlato di pedofilia, abbiamo parlato di una bambina, in realtà qual è l'iter, la dinamica di questo sfruttamento? La dinamica è un gruppo di uomini di potere. Allora, la dinamica è un gruppo di uomini di potere che hanno piacere avere sesso con bambini e bambine tra i 4 e i 13 anni e scelgono una bambina, chiedevano a Zuccarcuri una bambina, magari abbiamo registrato una telefonata in cui viene richiesta una bambina americana che deve essere vergine, che deve avere 13 anni, e lui spiega che bisogna pagare $3,000 per avere il sesso con la bambina, in più chiaramente la procedura per avere un passaporto falso. Una volta che questi politici avevano sesso con le bambine, quest'uomo che ha diverse ville perché ha grossi alberghi in Cancun, li registrava e chiaramente questi venivano estorsionati e quindi la rete di corruzione finiva così. Chiaramente i politici pedofili dovevano in qualche modo proteggere a questa persona proprio per essere a loro volta protetti. Allora, Antonella Baccaro, abbiamo letto dei numeri, Lidia ha raccontato cose estremamente impressionanti. Cos'è che ti colpisce di più di questa storia? Mi colpisce il coraggio sicuramente, evidentemente, di una donna in un paese in cui penso la situazione della stampa non è sicuramente quella di un paese democratico, di un paese libero, quindi ci vedo due difficoltà, quella di muoversi come giornalista comunque in un paese difficile e quella di essere una donna che indaga su questioni così spinose, che attengono a uomini peraltro, quindi si scontra con una realtà molto complicata. Una cosa, la mia curiosità proprio da giornalista di un altro settore, però diciamo curiosa, della tecnica che si usa in questi casi, come è stato possibile ottenere da queste persone che venivano abusate in confessione, quando è scattato da parte loro il via libera rispetto alle richieste che facevano? È stato difficile, immagino. Bueno, de hecho yo comencé la investigación. Io ho iniziato la ricerca grazie a una delle bambine, una giovanotta che è scappata, lei ha chiesto aiuto, io avevo un programma TV e quindi chiedevo e parlavo dei diritti delle donne e questa ragazza mi ha cercato, mi ha raccontato la storia che aveva raccontato alla polizia e non la polizia non aveva ascoltato, aveva raccontato a un giornalista uomo e non l'aveva dato retta e quindi io ho iniziato a ricercare. La bambina non aveva ancora chiaro che si trattava di personaggi molto potenti e parlando comunque con lei sono riuscita a cercare e a parlare con le famiglie delle altre bambine e bambini e a fare lavoro di ricerca. Direttore, lei è direttore del Mattino di Napoli, immagino.
immagino che ci siano molti redattori vogliosi di venire a proporle reportage, storie, raccogliere testimonianze difficili. È possibile farlo nel giornale di oggi? Una storia come quella di Lidia Caso è replicabile qui in Italia. Ricordiamoci che lei stessa è una freelance, non c'è un giornale che la paga a priori per le sue inchieste. Beh, una storia come quella di Lidia Caso non è, per fortuna non è replicabile, però noi abbiamo l'esperienza del nostro Giancarlo Siani, che in fondo storie diverse, contesti diversi, però è finita male purtroppo per Giancarlo, mentre Lidia è qui a raccontarci questa avventura, e quindi diciamo storie che possono essere paragonate a questa, devo farle riferire a quel contesto della penetrazione camorristica degli anni Ottanta, che era molto pervasiva e che aveva inquinato la vita pubblica in una misura oggi forse non, per fortuna non più raggiungibile. Il Messico non è l'Italia, ovviamente, noi non abbiamo 80 giornalisti uccisi, quindi oggi storie così per fortuna non le raccontiamo più. Questo non vuol dire che però non ci siano storie difficili anche in questo territorio. Sono curioso di sapere qual è il rapporto tra Lidia e la comunità dei giornalisti messicani, cioè dopo queste vicende lei ha avuto una solidarietà oppure c'è paura, c'è diffidenza, c'è un isolamento, si sono create le cosiddette fazioni tra coloro che difendono gli uni e gli altri, cioè la coscienza della denuncia è una coscienza collettiva almeno in Messico della società civile e dei giornalisti, oppure anche all'interno della classe dirigente e dell'informazione ci sono contraddizioni ancora da snidare? Bueno, me parece que como en todo el mundo, ma credo che come in tutto il mondo c'è la stampa che ha più vicinanza verso il potere e più piacere di essere dalla parte del potere, che è molto patriarcale, che non crede nei diritti delle donne, e alle donne reporter in particolare vengono forse bistrattate. C'è un gruppo specifico. Credo che questo viene replicato in tutto il mondo. Maschilisti ci sono in tutto il mondo. Ma nonostante ciò io ho avuto la fortuna di avere un'enorme solidarietà tra i miei colleghi giornalisti, sia uomini che donne, e una delle ragioni per cui io sono riuscita a sopravvivere questa violenza era perché ero preparata per questa violenza. Ho fatto molto lavoro di sicurezza previamente a ciò che mi è successo, io avevo già minacce di morte, quindi diciamo che sono stata fortunata che si sia trattato solo di tortura e carcere. Quello che faccio ora è cercare di preparare i giovani giornalisti che lavorano, che proprio fanno inchieste su questo e che fanno anche inchieste su quello che è successo in Italia e quello che succede in Messico con le mafie messicane e le loro lotte tra di loro e con lo Stato messicano. Ma comunque la stampa messicana è molto solidale da questo punto di vista. Due contesti estremamente diversi, quello messicano e quello italiano. Anche qui però abbiamo problemi di rapporti con le istituzioni e con i gruppi di potere. Facciamo un minuto di interruzione pubblicitaria e poi torniamo qui a Rischia. Riprendiamo la linea qui da Ischia, siamo con il premio Ischia per i diritti umani, Lidia Caso. Da quando lei ha scritto il suo libro, I demoni dell'Eden, ha iniziato ad essere nel mirino, anzi già un po' lo era da prima, ma ha iniziato ad essere nel mirino di tutti coloro che non hanno apprezzato il fatto che un uomo d'affari, un mafioso, è finito poi in carcere per sfruttamento della prostituzione e per pedofilia e ha preso 112 anni di carcere come condanna. Lidia, tu da quel momento hai iniziato a ricevere minacce e raccontavi prima in qualche modo di preoccuparti da sola della tua sicurezza. Com'è una tua giornata quando sei in Messico a Cancun? Come sei protetta e come tu da sola ti proteggi anche?
Bueno, el día no lo puedo explicar. Va bene, la mia giornata non la posso spiegare, tutte le giornate sono diverse, ho imparato lungo 20 anni di giornalismo in un contesto così difficile di prendere misure di sicurezza che prendono i giornalisti, i reporter in situazioni di guerra. È quello che ho fatto e quello che faccio, mi salva la vita facendo inchieste con tutte queste strategie di sicurezza. Tutto il tempo cerco di cambiare i cellulari, cerco di cambiare il mio email, non lascio detto dove vado, cambio gli appuntamenti costantemente per non seguire una traccia, non dico al mio editore quello che devo pubblicare anche se sono freelance, finché non sono in ricerca, proprio per non mettere in rischio anche gli altri. E particolarmente per quanto riguarda il lavoro con i bambini e le bambine, sono diventata un'esperta e credo che è un tema che dobbiamo imparare a conoscere i giornalisti. È un tema molto delicato in cui vengono esposti le loro vite, una volta che vengono intervistate rimangono molte cose così slacciate, quindi la gente parla molto, quindi il mio lavoro quando non è di ricerca cucino, mi occupo dei miei cani e ogni tanto prendo il tequila e ballo la salsa, cerco di mantenere una vita reale a fianco a una vita giornalistica un po' sui generis. Antonella Baccaro, una delle cose che colpiscono della vicenda di Lidia è anche il contatto diretto, lo sottolineavi tu prima, che ha con le vittime e che ha quindi con la società reale che la circonda. In un certo senso è quello che manca molto spesso al giornalismo. Tu sei una giornalista economica, ma hai anche un blog nel quale quotidianamente ti confronti con persone single, persone sole, persone che chiedono in qualche modo di avere una sponda con cui confrontarsi. Ti sembra che questo al mestiere del giornalista manchi e che gli esempi come quello che abbiamo qui di Lidia siano in qualche modo rari? Beh sì, adesso spero di non dire una banalità se dico che alla stampa si fa sempre questo addebito, quello di non guardare la realtà fino in fondo. Parlavamo prima col direttore del Mattino sulla mancanza delle inchieste nei nostri giornali. Mancano le inchieste e ci chiediamo se è una nostra pigrizia quella di non fare più inchieste o se invece è una domanda che manca di informazione. Ecco, guardandoci intorno e guardando anche al lavoro che faccio io, non credo che sia una mancanza proprio di domanda, perché la gente contatta i giornalisti per spiegare i loro problemi. Quindi se noi abbiamo la capacità di ascoltare, le indicazioni ci vengono molto più facilmente di prima. A proposito di questo, vorrei dire che i social network hanno veramente cambiato il nostro modo di lavorare, mettendoci in contatto con la gente e diventando un po' il ricettacolo di quelle che sono le loro indicazioni, del bene e nel male. Forse è stata la prima volta, è stato anche uno shock per noi giornalisti, quello di capire quello che pensa la gente di noi, e spesso ci addebita il fatto di non essere sufficientemente attenti. A questo proposito, se posso fare una domanda proprio sui social network, a Lidia. So che tu parli di social network e dici che per quanto riguarda la tua inchiesta questi social network hanno avuto una parte molto negativa. Ti voglio chiedere di spiegare qual era il ruolo dei social network secondo te e se invece ritieni che i social network hanno anche un ruolo positivo in una società come quella in cui vivi tu. Claro, me parece que es importantísimo. Certo, credo che sia molto importante nel dibattito sulla tratta di persone e pornografia infantile dire che l'Italia, il Messico, la Spagna sono tra i primi 5 paesi consumatori di pornografia infantile. Abbiamo un elemento di prove di come aumenta in tutto il mondo l'esplotazione sessuale di minori e il piacere di uomini e donne di condividere questa violenza tramite le reti sociali. E quindi non bisogna parlare di censura, bisogna sapere utilizzarle. Io appartengo a un gruppo, prima eravamo segreto, adesso non lo siamo, si chiama The Hunters, che la maggior parte siamo giornalisti, abbiamo imparato a fare hacking per capire alcuni conti e vedere le dimensioni e poter far pressione sulle autorità dei nostri paesi, e siamo rimasti colpiti su come sono vincolate
delle reti di pornografia infantile che magari sono prodotte in Italia, il consumatore però è in Messico e la polizia cibernetica italiana doveva collegarsi con la polizia informatica messicana, ma purtroppo la polizia spesso è collusa e quindi questo non è facile. Per esempio i pedofili messicani lavorano negli Emirati Arabi, negli Stati Uniti, e quindi la gente nelle reti sociali ha un ruolo molto importante per educarsi e per denunciare e valutare questo fenomeno e avere attenzione nel non censurare. Bisogna che le persone, i pedofili nel ciberspazio vanno a 1000 chilometri loro e la polizia informatica di tutto il mondo vanno a 1 chilometro. Quindi bisogna che le autorità e i giornalisti andiamo alla stessa velocità dei pedofili. Direttore Barbano, lei ci racconta di una società civile che deve essere attenta, deve denunciare i giornalisti e molto spesso le autorità e la polizia vanno molto più lentamente. Tu nel 2003 hai scritto un libro, I giornali fotocopia, in cui in qualche modo denunciavi il fatto che i quotidiani specialmente, ma in generale gli organi di informazione, si attengono tutti a un criterio, a uno schema di raccontare le notizie ed alcune necessariamente escono fuori. Noi parliamo di rete di pedofilia, parliamo di sfruttamento, di tratta dei minori solo quando c'è il grande caso di cronaca che ci viene comunicato dalla polizia e dagli organi inquirenti. Manca un qualcosa da questo punto di vista nella nostra informazione e perché? Il nostro problema è un po' l'omologazione e soprattutto il peso che l'informazione politica ha, quindi quella che io chiamavo in quel libro che tu citavi la prevalenza del politico, che non significa solo che le notizie politiche hanno un primato, ma anche che c'è un codice interpretativo di carattere politico per cui si legge politicamente anche ciò che politico non è. E quindi questo un po' obnubila la mente rispetto a ciò che sono altre cose, altri bisogni, altre domande della vita che sono presenti nella nostra società. È vero, un'inchiesta per esempio sulla pedopornografia o sulla pornografia o sulla pedofilia, che è la cosa più grave, infantile, è raro vederla nei giornali se non quando successivamente alla conclusione di un'indagine giudiziaria che porta all'arresto di persone. Quindi i giornali sono un po' passivi rispetto a questo, perché poi forme di violenza infantili meno gravi, ma altrettanto altrettanto gravi, meno frequenti, forse ci sono, per esempio, perché noi siamo una società che non ha risolto il problema dell'incesto, no? Quindi anche la pedofilia dentro le mura domestiche. E siamo una società che, per esempio, non ha risolto il problema della violenza dei bambini contesi fra genitori. Ci si occupa poco di questo, ma noi abbiamo delle cause di separazione coniugale con i figli che sono oggetto di una partita all'ultimo sangue, con accuse reciproche spesso diventano oggetti di violenza. L'abbiamo visto poi in alcuni casi in cui c'è un epilogo che impone un dato traumatico, tipo l'operazione di polizia che va a prelevare il bambino il padre che in tribunale fa un gesto di violenza. Ecco. Però nella normalità noi ci attiviamo poco e questo è un problema del nostro giornalismo sicuramente, e forse queste grandi esperienze internazionali possono insegnarci qualcosa, possono insegnarci che il giornalismo non può stare dietro a un'agenda, la cosiddetta agenda delle cose importanti, la chiamano i sociologi agenda setting, cioè apriamo il televideo, vediamo quali sono i fatti di oggi e andiamo a ricasco. No, il giornalismo deve avere un ruolo attivo, deve proporre una sua visione della società e una sua ricerca costante, perché questo travaglio, che è il travaglio che anima una donna del Messico a sfidare la morte per portare a galla una verità, e noi dobbiamo farlo non solo nei confronti delle verità appunto traumatiche del fenomeno, ma anche delle verità nascoste che stanno dietro l'apparente normalità dei rapporti, perché nella nostra società la violenza è più subdola, cioè non c'è forse la grande organizzazione criminale che trova la collusione fra politici e imprenditori per la tratta dei bambini, questo certamente non lo troveremo mai,
però forme di violenza sotterranea, subdola, che sfuggono al controllo, purtroppo ci sono. E vuol dire che noi dobbiamo trarre da questa esperienza un segnale per il nostro lavoro. Io credo che anche il premio abbia voluto dare a Lidia Cascio questo riconoscimento, perché dando a lei questo premio lancia un messaggio nel mondo dell'informazione che riguarda noi. La domanda però riguarda anche il pubblico, nel senso dare queste notizie, il lavoro di Lidia Cascio, poi lo chiederò anche a Lidia, secondo te è richiesto dal pubblico o in qualche modo anche i fruitori di giornali, chi guarda i telegiornali, sono addormentati, assuefatti a questo tipo di informazione omologata? Allora, l'offerta fonda la domanda, ma ovviamente no, non in una misura tale da addormentare le coscienze. È chiaro che un certo tipo di offerta crea un pubblico pigro, un certo tipo di cultura, di offerta culturale accompagna il declino di una società, questo non c'è dubbio, quindi viene prima l'uovo, viene prima la gallina, c'è un condizionamento reciproco fra emittente e ricevente, no? Questo però è anche, questo non vuol dire che l'emittente abbia il dominio pieno degli interessi del ricevente, tant'è vero che quando poi un'inchiesta sveglia le coscienze e ha voglia di parlare con chiarezza, beh, il pubblico si trova, tant'è vero che alcuni fenomeni editoriali importanti nel nostro paese hanno avuto poi un grande riscontro, quindi c'è spazio per il coraggio. Il problema è dare al coraggio la forza e l'impegno. E il coraggio, ripeto, qui non è tanto il coraggio contro il potere visibile, è anche il coraggio culturale di sfidare il senso comune, perché nelle democrazie compiute, qual è l'Italia, la più grande dittatura è quella del senso comune, quindi la violenza alberga dentro gli interstizi del conformismo, del senso comune, del non visto. Non dobbiamo cercare il fatto macroscopico, dobbiamo cercare anche dentro queste nicchie quella violenza. Ecco perché da questo punto di vista forse è più difficile, no, più difficile certamente no, richiede però un'attenzione ugualmente scrupolosa rispetto al coraggio d'azione che sta dentro l'avventura di una giornalista come Lidia Cascio, che invece giocava una partita per la vita e per la morte e cercava dei colpevoli chiari, visibili, che avevano delle protezioni. Ecco. Lidia Cascio, sei d'accordo tu con l'analisi del direttore? Credi che ci vuole attenzione anche ai piccoli fatti, alle piccole realtà che magari sono sotto i nostri occhi? Sì, assolutamente, però también sì, assolutamente, ma credo anche che bisogna dare una scossa agli editori dei notiziari, dei telegiornali, dei giornali, perché per esempio se un editore non riesce a capire che il Presidente di una Repubblica ha sesso con una minorenne che è in un contesto di prostitutivo e che bisogna, e quello che deve fare è fuggire dallo scandalo e di come viene normalizzato nel paese, nei giornalisti e nel mondo, la prostituzione, la tratta di persone, dove non viene questionata la razza, tutto diventa una specie di scandalo e non si fa uno studio delle politiche migratorie che hanno permesso che queste giovani stessero lì, delle politiche migratorie della giovane che è coinvolta. Se l'editore non ha la visione su questo tipo di giornalismo di diritti umani che vincola migrazione, tratta politica, sfruttamento, chiaramente bisogna parlare di prostituzione, non di morale ma di etica pubblica. Secondo me questo è il lavoro più importante degli editori e le editrici in questo momento. Bisogna cambiare il chip, il mondo ce lo sta chiedendo. Io scrivo su politica, su migrazione, su economia, faccio ricerca, io non faccio soltanto cronaca e per questo sono dovuta diventare freelance.
finance, perché alcuni direttori non volevano capirlo, pensavano che io era una giornalista che segue il sangue come un cane. No, io voglio ricercare quello che succede agli uomini, agli esseri umani, nel contesto delle violazioni dei diritti umani del secolo XXI, del vendita e acquisto degli esseri umani come un sistema economico brutale, disumanizzante, che ancora una volta porta alla violenza di genere sul tavolo. Le donne e le bambine sono in vendita e adesso i bambini e le bambine anche. Che ha fatto l'economia mondiale per fare questo? Quali oggetti di vendita? Credo che queste sono le domande che si devono porre i giornalisti in tutto il mondo, non solo in Messico. C'è una disattenzione da questo punto di vista. Quello che mi stupisce, adesso noi i grandi giornali vengono sempre accusati di essere conformisti e di avere un rapporto con il potere un po' troppo forse amichevole, anche se non è nemmeno troppo vero, se ci pensiamo bene tutto quello che è successo a proposito della casta e le proteste che adesso riempiono le nostre piazze e nascono da delle inchieste che sono arrivate anche sui nostri giornali, sono partite dai nostri giornali. Quello che mi stupisce è che l'iniziativa di altri giornalisti che sono fuori dal sistema dei grandi giornali non sia così forte e così dirompente. In Italia sono nati tanti siti di inchiesta così proprio con l'obiettivo di riempire un vuoto che c'era nell'informazione. Se posso esprimermi, diciamo, non trovo però che nemmeno in questo caso siamo arrivati al punto di avere delle inchieste di questo tipo. Anche questi siti hanno ceduto, diciamo così, forse alla lusinga del rapporto con il potere, un rapporto più amichevole, meno faticoso, che in una democrazia come la nostra, compiuta ma pigra appunto, è comune. Ecco, la spinta dal basso, perciò, secondo me, non viene dal giornalista, ma viene, come diceva Lidia giustamente, da quelli che ci leggono e che vivono e che si esprimono attraverso strumenti nuovi. Io trovo che la rete, lungi dall'essere un sistema di informazione compiuto, perché non può esserlo, perché c'è una messe di notizie che viene dalla rete ma non sono organizzate, comunque offre degli spunti interessanti, così come il cosiddetto citizen journalism, cioè il giornalismo che nasce dal basso. È chiaro che non può sostituire l'informazione così come la facciamo noi, come l'abbiamo organizzata, ma può e deve essere uno spunto. Secondo me ne derivano moltissimi di temi da questi social network, dal contatto che questi cercano con i giornalisti. Dobbiamo essere noi capaci di riorganizzare, come diceva il direttore giustamente, l'agenda degli argomenti, dando una priorità ai fatti della vita innanzitutto. La politica viene dopo, la politica va diciamo vigilata sicuramente, però innanzitutto i fatti della vita. Ecco, io amerei un giornalismo che si spostasse su questi temi. La cosa che più mi colpisce da cittadino molto spesso e che credo che colpisca anche Lidia Cacio è il fatto che noi in realtà siamo circondati da schiavi, siamo circondati da persone comprate e vendute. Nelle nostre strade è pieno di prostitute che sappiamo sono molto spesso vittima del racket. Andando in giro per i centri principali delle nostre città facilmente vediamo minori che chiedono l'elemosina e sappiamo benissimo che se gliela diamo quei soldi non arriveranno a loro, ma sono uno strumento in mano di qualcuno più grande che li usa. Nonostante questo, non ci rendiamo conto appieno del fatto che intorno a noi ci sono degli schiavi veri e propri. Stessa cosa, immagino, succede in Messico. Claro, por supuesto, lo importante es que certamente, ma l'importante credo che il giornalismo in questo caso deve avere un ruolo pedagogico molto importante per spiegare alla società chiaramente quello che è la schiavitù del secolo XXI. Quando si parla di tratta, si pensa nella tratta e nello sfruttamento sessuale, che è certamente molto importante, ma proprio dimentichiamo queste cose, i bambini che chiedono l'elemosina, ma che di fatto fanno parte di una rete di sfruttamento che li rendono schiavi. Credo che una delle cose che la gente deve sapere non è solo se nella sua comunità succede, e da questo punto di vista il giornalismo locale è importante, ma che cosa fare in caso di questa schiavitù, per esempio nel caso di questi bambini in latinoamericana. In Latino America come il Messico e Colombia ha funzionato molto bene
le persone invece di dare i soldi ai bambini, fa una donazione per il riscatto di questi bambini di strada. C'è comunque un lavoro pedagogico, non vogliamo tralasciarlo, non è giornalismo attivista, ma non bisogna dimenticare il potere che abbiamo come giornalisti di ricordare alla gente quello che succede proprio sotto loro casa o nell'albergo in cui ci troviamo. Dottor Barbano, lei è d'accordo, cioè, da questo punto di vista? Sono d'accordo. Mi ha colpito molto l'ancoraggio che Lidia fa del suo lavoro, anche del suo lavoro umile, perché immagino che sia un lavoro molto faticoso, ha una visione dei grandi cambiamenti sociali. Questa concettualizzazione chiara che lei ha espresso quando ha detto il mondo è cambiato, il mondo ce lo chiede, cioè le nuove domande che il mondo pone al giornalismo. Non abbiamo più solo il dovere di andare a fare i cani da guardia di un potere visibile. Oggi il potere è spalmato, invisibile, e ci impone una coscienza di seguire queste trasformazioni. Seguire e intercettarle, questo è un lavoro molto più complesso, un lavoro intellettuale. Lei giustamente ha rivendicato questa posizione attiva del giornalismo rispetto alle domande. Cioè, io non sono schiavo della scaletta, ma io scelgo rispetto alle domande che colgo dentro la società di attivarmi rispetto a un obiettivo, che è un obiettivo etico che sta a monte, è quello, la tutela dei diritti umani. Il giornalismo, diciamo, ha nei suoi compiti istituzionali questo dato, quindi condivido pienamente. Sono sinceramente ammirato di questa complessità di visione, di questo pilastro etico che sorregge il lavoro cronistico di Lidia. Sono pochi però coloro che fanno questa scelta in realtà. Sì, sicuramente è un giornalismo che richiede molto coraggio e molta capacità di ascolto, come dicevamo prima. Mi ha colpito di quello che diceva Lidia, e io credo che non bisognerà ignorarlo, ecco, in questa conversazione, il riferimento che ha fatto al nostro paese e al fatto che il nostro paese è tra i maggiori consumatori, quindi non possiamo ignorare questa cosa. Adesso noi parliamo di un paese in cui la democrazia ancora deve maturare, ma nel nostro paese, un paese in cui riteniamo che, diciamo, la democrazia sia ormai stabilmente compiuta, non possiamo ignorare un fenomeno come questo. Penso che si debba anche da parte nostra cercare di far capire, come dice Lidia, che è un problema culturale. Tu dicevi prima, noi ignoriamo quello che succede per strada. Perché lo ignoriamo? Perché probabilmente lo riteniamo ormai parte del nostro paesaggio normale, il che non deve essere, perché anche lì ci sono storie di sfruttamento che forse riteniamo appartengano a persone che non rientrano nella nostra vita quotidiana, no? Quindi facciamo finta di non vederle. Eppure anche in un nostro paese, in un paese come questo, esiste un problema che va affrontato giornalisticamente. Io non mi ricordo delle inchieste su questo argomento che abbiano poi lasciato il segno, francamente. Sì, direttore, sono totalmente d'accordo. È una grande amnesia questa dell'integrazione e del rapporto che noi abbiamo con l'immigrazione. Siamo un paese dove non abbiamo costruito ancora un modello di integrazione, non abbiamo una legge sulla cittadinanza, non ci siamo mai posti rispetto a questo fenomeno della globalizzazione con una visione non ideologica ma pragmatica. E contemporaneamente non abbiamo nessun controllo di questi flussi che ovviamente arrivano e che strutturano delle situazioni di schiavitù dentro il nostro contesto, diciamo, che definiamo civile. Questa è una grande emergenza, anche perché l'immigrazione è una risorsa se viene canalizzata dentro un processo di integrazione e porta ricchezza. Nelle condizioni in cui si sta realizzando l'immigrazione in questo paese, io credo che il rischio che i danni di questo mancato equilibrio si ripercuotano su tutti noi sono molto evidenti. Voglio citare un dato che ha dato il ministro del Lavoro Giovannini di recente in un incontro a cui ho avuto il piacere di partecipare. La dispersione scolastica degli immigrati di seconda generazione è pari al 44% in questo paese. Vuol dire che un giovane immigrato su due lascia la scuola e quindi entra potenzialmente in un circuito, quantomeno se non di illegalità, in un circuito dove il rischio dell'illegalità è molto presente.
Quindi anche su questo fronte credo che abbiamo avuto una fase di particolare attenzione. Ci sono state anche nel nostro giornalismo inchieste importanti, ne ricordo una in particolare, mi pare quella di Fabrizio Gatti, se non sbaglio. Però poi abbiamo perso un po' questa attenzione. Sono rimaste un po' spot, sì, così. È stato un momento perché l'impatto... Poi abbiamo perso questa attenzione. Adesso abbiamo invece una serie di contraddizioni forti che l'immigrazione ha portato. E poi è prevalsa una logica di, anche lì, una lettura politica del fenomeno, no? Quindi una contrapposizione fra visioni ideologiche che non avevano nessun riferimento con la realtà, mentre il problema esiste ed è certamente un compito che il giornalismo può, a cui il giornalismo può assolvere in termini di mediazione culturale e anche in termini di proposta di quelle che possono essere le soluzioni. Lidia, ci stiamo avviando verso la conclusione e in qualche modo bisogna cercare di essere anche un po' concreti. Tu continui a fare le tue inchieste, continui a girare il mondo. Nell'ultimo libro che hai scritto, sempre sulla schiavitù e sulle donne sfruttate, hai girato mascherandoti anche in Medio Oriente, in Estremo Oriente. Non puoi fare tutto questo ovviamente da sola, hai bisogno di una rete di amicizie, di collaboratori, di colleghi che ti aiutano. Hai colleghi in Italia che ti aiutano a fare questo? Abbiamo citato l'inchiesta di Fabrizio Gatti, abbiamo detto che sono in pochi qua quelli che però cercano di fare una scelta del genere. Hai relazioni qui in Italia, le cerchi, e che cosa ti manca principalmente, non solo qui, ma tra i colleghi nel mondo? Mi sembra di sì, sto ancora tessendo le mie relazioni qui, ma credo che da questo punto di vista questo viaggio sarà molto produttivo. Sicuramente le reti di giornalisti e attivisti in tutto il mondo sono state importantissime per poter viaggiare intorno al mondo durante 5 anni seguendo le rotte della tratta di persone. Non c'è nessuno come un locale per poter spiegare alcune cose e per poter arrivare subito alle persone giuste. Quindi credo che i contatti con gli altri giornalisti del mondo come una grande comunità sono molto importanti. Nella mia esperienza sono state ottime. Siamo molto solidali quando ce n'è bisogno. Quali sono i tuoi programmi per il futuro? Torni adesso in Messico e hai un'altra inchiesta in mente? Non vogliamo spaventare nessun mafioso, ma insomma... No, certamente sì, ho finito adesso un libro 2 settimane fa e sto già lavorando in un altro, uno un po' più complicato in cui ci rientra anche il traffico di armi e le implicazioni internazionali, in particolare con gli esseri umani. Da una prospettiva sempre della tratta di persone, quindi vincoli tra queste due cose, sto ancora in questo. Allora noi ringraziamo molto Lidia Cacioli, facciamo in bocca al lupo. Il direttore del Mattino Alessandro Barbano, Antonella Baccalo del Corriere della Sera, auguriamo anche a loro di trovare sui loro giornali e di spingere ad alimentare inchieste di questo genere e a tutti voi buonasera. Questa è Sky TG24.